Abbiamo parlato di economia austriaca e tra poco andremo a presentare un altro bellissimo, veramente bellissimo libro scritto da Guglielmo Piombini e Giuseppe Gagliano, dal titolo Riscoprire la scuola austriaca di economia. Attenzione al titolo, Riscoprire l'economia austriaca, perché? Il perché ce lo spiega Mario Mancini in un post che ha scritto su Facebook e che qui ho ricopiato. La scuola austriaca sta suscitando un crescente interesse tra i giovani universitari per reazione all'incapacità dell'economia insegnata nei corsi accademici di spiegare in maniera convincente i recenti avvenimenti economici. È nata in numerose università d'Italia e del mondo una rete di studenti chiamata Rethinking Economics. E questo è il suo sito web, che vuol dire Rethinking Economics, vuol dire ripensare l'economia. E cosa chiede questa rete di studenti che ha fondato Rethinking Economics? Chiede l'ampliamento dello studio dell'economia ad altre tradizioni di pensiero trascurate dal corpo docente, tra cui la scuola austriaca. Questi studenti accusano i professori di non aver previsto nessuna delle ultime crisi finanziarie e organizzano conferenze con ospiti di idee eterodosse esterne alla loro facoltà. L'attrazione per la scuola austriaca nasce anche dall'insoddisfazione per l'arido approccio statistico e matematico che prevale nelle lezioni e nei manuali di economia. Gli studiosi di tradizione austriaca, invece, ritengono che i metodi utilizzati, non siano adatti ad una scienza sociale come l'economia, che, non studia oggetti inanimati ma esseri dotati di volontà. Dunque, la moderna attuale teoria economica mainstream, che non è l'economia austriaca, utilizza dei modelli sbagliati. E questo spiega i pessimi risultati previsionali della scienza, tra virgolette, economica, che viene insegnata nelle università e viene discussa e presentata dai mass media.